different societies have a different way of naming those parts. Jung, of course, based much of his work on that term. Sì, ogni società ha un modo diverso di descrivere questi schemi. Jung, per esempio, ha basato molto il suo lavoro su questi schemi. Jung, il... Carl Gustav Jung. It's one of the most important bases, because Jung is, in fact, the same pattern. Sì, la base proprio dei suoi più importanti lavori, comunque, sono questi stessi schemi. Separation and synthesis of the psychic opposites in alchemy, we called it. Jung's term for it was mysterium conjunctionis, the separation and synthesis of psychic opposites in alchemy. Sì, la definizione di Jung era questa, separazione, Sintesi in alchimia. Sì, è la separazione scientifica dei significati in alchimia. Sì. Yeah. Yeah. Well, Jung knew, and he had to express it in a way that Germans could follow, and he did a wonderful job. Sì, Jung conosceva questo e ha trovato un modo di spiegarlo in in termini che fossero comprensibili per i tedeschi allora. The main comprehensible in writing and experience, of course, is two different things. Sì, ma che una cosa sia comprensibile scritta e poi comprensibile a livello di esperienza sono due cose diverse. Yeah, so we'll get some direct experience today. Okay. Avremo oggi un'esperienza diretta di questo. Delle esperienze dirette. Una domanda. Leggendo i vari odus, sotto gli odus c'è scritto parla con gli orisha. Però, come mai sono ripetuti sotto diversi odus, diversi orisha? Tipo Shambhoji sotto Shiro, Guarigiro sotto Mbara. Well, because Ezio, for example, could speak in a restaurant. And he could also speak to a tree on his own. He could also speak during sex, and that would be three different adults. Sì, come Ezio, per esempio, che può parlare in un ristorante, così come può parlare a un albero, così come può parlare mentre fa sesso. But they're less likely to speak through some adults than others. Any orisha could speak to any odu, but less likely to speak to many. Sì, l'orisha potrebbe parlare con qualsiasi odu, ma c'è meno probabilità che lo faccia con certi odu. Ma il linguaggio cambia secondo gli odu? Does the language change? Between one odu and the other one? Well, the energy through which the orisha is speaking, of course, will be very different. Sì, ovviamente l'energia dell'orisha che parla con quello du cambia. Si è adatta alla modalità dello du. E quindi cambia anche le caratteristiche. So also the characteristics change. Well, okay, so the question, what is an orisha? Okay, la domanda, cos'è un orisha? So, in the Nigerian shamanism, it is a divinity. Sì, nel sciamanesimo nigeriano è una divinità. And they like to have dances where they're possessed by the divinity and dance in a totally different way with each orisha. E a loro piace avere i ballerini, cioè che si veste, travestono proprio e vengono posseduti da questo orisha e sono tutte queste danze e riti. They're also the same energies as the Greek gods or the gods of Valhalla. E la stessa energia sono i dei greci di Valhalla. In fact, if you do work like constellation work without orishas, it won't work. Poi quando si fanno dei lavori di tipo con le costellazioni, se non si lavora con gli orisha, ciò non può funzionare. Because you're not recovering the gaiety and force of the person. Perché non stai recuperando
la forza guardiana di quella persona. So Helig removed the guardian forces because he was Catholic. Hellinger removed what makes it work and then sold it to the world. Sì, lui l'ha fatto funzionare e l'ha venduto poi al mondo. You take out the guardian forces, you've taken away the what you need to make a change. Ma se rimuove questa forza guardiana, rimuovi ciò che è necessario per far sì che funzioni. Well, a good Catholic is likely to do that. Sì, ma un buon cattolico è probabile che si comporti così. Well, he could have used saints, I guess, but then it would seem too Catholic. Sì, avrebbe potuto utilizzare dei santi, ma quello l'avrebbe reso troppo cattolico. No, Hellinger usa anche gli archetipi della Bibbia, tipo affidare una persona al grembo di Abramo, per esempio. Sort of Bible figures like Abraham. Ha ripulito le costellazioni di tutta la patria, tipica sciamanica. E la condita. He got rid of all the shamanic and the. E la condita con i ingredienti della Bibbia. He did add some biblical. Well, you'd have to use a book with a little more honoring of female forces, more explicit honoring of female forces. Sì, dovresti utilizzare un libro con che rende onore a delle forze femminili in so modo più esplicito. You could not use a King James translation. Poi non si potrebbe utilizzare una traduzione della Bibbia come quella di del re James. Because yeah, because some words which are feminine plural for divinity get translated as Lord God, and people think that's masculine. Perché alcune parole che sono delle divinità femminili nel plurale vengono tradotte come come Dio, il Signore Dio. However, that's not very dynamic archetypes like using Abraham, for example. Cioè questi non sono degli archetipi molto dinamici come quello di utilizzare Abramo, per esempio. I saw this example of how great was Abraham's faith on Australian television. Io ho visto sulla televisione australiana che parlava proprio di come grande fosse la fede di Abramo. And this was on Sunday afternoon for children. E questo era un pomeriggio di domenica e un programma per bambini. And if this was meant to be black humor, it would be an act of genius, but it was actually meant to be teaching for children. E se l'idea fosse quella di un qualcosa di comico, commedia ironica, proprio sarcastica, sarebbe stata una cosa geniale, ma invece l'intenzione era proprio quella, per davvero. So the show, Abraham and his son with all his sticks on his back walking up the mountain. Qui c'era Abramo con il suo figlio e tutti questi what do you mean by sticks? Wood to make a fire. Ah, e con tutta questa legna che si portava addosso, no? And the child carrying the sticks to make the fire says, "Daddy, where is the animal we are going to sacrifice today?" In his nice sweet voice. E c'era questo bambino che, rivolgendosi al padre con la legna che si portava alla spalla, diceva, "Papà, quale animale prenderemo oggi per il sacrificio?" Because the son is carrying the sticks for burning this animal after the death. E il bambino portava con sé questa legna proprio per il sacrificio dell'animale. Per bruciare l'animale dopo il sacrificio. Sì. And Abraham says, "Well, actually, my son, it's you that I'm going to sacrifice." E Abramo l'ha guardato e ha detto, "Figlio mio, guarda che sei tu quello che..."